Il circolo ippico di San Patrignano è aperto da circa un paio d'anni e teniamo dei corsi chiaramente di equitazione per bambini e ragazzi, ma anche adulti. Possono cominciare a montare a cavallo a partire dai 4 anni di età. Abbiamo due tipologie di corso, uno rivolto principalmente appunto ai bambini piccoli, e i corsi sono tenuti dalla mia collega Francesca Arlotti, che si occupa appunto del Pony Games, dove il bambino attraverso questi giochi sul pony prende confidenza e sviluppa anche le proprie capacità motorie, coordinazione, eccetera eccetera. Per i più grandini invece abbiamo quello che è l'insegnamento classico, che poi può portare al salto ostacoli, al dressage, questo a seconda poi dell'interesse del ragazzino stesso. Abbiamo all'incirca un'ottantina di allievi, prevalentemente si tratta di bambini e di ragazzi, qualche adulto, però noi ci concentriamo prevalentemente sul lavoro con i pony, però non precludiamo la possibilità di montare a cavallo a nessuno, ecco. Abbiamo un sito internet dove potete trovare tutte le informazioni necessarie con qualche foto delle nostre attività. Le nostre attività chiaramente, oltre alle lezioni classiche di equitazione, prevedono anche degli stage qui all'interno di San Patrignano, quindi stage settimanali oppure di una giornata o anche mezza giornata, ma anche stage fuori. Per esempio, recentemente siamo andati ad affrontare un lavoro in campagna, quindi su ostacoli fissi, con i ragazzini un po' più avanti nel loro lavoro. Qui a San Patrignano, oltre che a insegnare a montare a cavallo, diamo molta importanza proprio al rapporto con l'animale. Perché sicuramente trattare con le dovute maniere l'animale può essere anche uno stimolo di crescita personale per il bambino, ragazzo o anche adulto che sia. È fondamentale comunque. Noi insegniamo la pulizia del cavallo, insegniamo a gestire un cavallo da terra. Questo fa parte del montare a cavallo, perché è impensabile cavalcare un cavallo senza comunque conoscere l'animale stesso. Nel campo gara di questo CSI, insieme ai grandi cavalieri, i ragazzi del centro ippico di Sampa, questa esperienza cosa gli regala? Innanzitutto di poter entrare in un campo come questo, che è il sogno di tutti i cavalieri, cioè un fondo come questo campo qui, che è stato considerato, valutato i migliori, tra i migliori del mondo. Quindi, e poi il contorno che è Sampa, il pubblico e la cornice splendida di tutto, del tifo. E chiaramente la gara è una cosa, è il fine ultimo che noi ci prefiggiamo, cioè qui bisogna riuscire a mantenere la freddezza e combattere l'ansia della prestazione, solo questo, però è tanto, è una gran opportunità. È una ricetta per coltivare questa passione? Tanta costanza e non mollare mai. Sul campo gara del 15° Challenge Vincenzo Muccioli con Roberto Arioldi e con i bambini del centro ippico di San Patrignano. A questi piccoli, esatto, che crescono a tu per tu col cavallo. Sì, abbiamo fatto questa piccola garetta per cercare un attimino di invogliare i ragazzi a avvicinarsi a questo sport. È stata una gara molto simpatica, forse l'orario poteva essere stasera, allora per il pubblico sarebbe stato ancora più divertente, comunque l'abbiamo fatto volentieri. Un consiglio da dare a queste giovani leve che si affacciano all'equitazione? Avvicinarsi al cavallo rispettandolo e fare questo sport con una certa professionalità e con molta passione. Questo gioco e ricominciamo, aspettando che la musica da un istante all'altro si fermi.